I sindacati Will e Wilpa degli scavi di Pompei ripropongono lo sciopero al contrario, cioè la protesta attuata lavorando a devolvere le ore di straordinario per l'apertura di una Domus oggi chiusa. Le sigle invitano CGIL e CISL a unirsi alla protesta e proprio stamattina la CGIL ha tenuto un incontro all'interno dell'auditorium, come conferma Franco Tavella, segretario generale della sigla. Sì, a dimostrazione che le assemblee sindacali si possono fare senza creare necessariamente problemi a questo sito di eccellenza, ma detto questo bisogna anche dire una parola molto chiara: i lavoratori hanno un diritto all'assemblea, l'assemblea va autorizzata, così come ahimè era stata autorizzata l'assemblea precedente, si ristabilisca un minimo di equilibrio, un sindacato responsabile come la CGIL, come dimostriamo questa mattina, riesce a parlare con i lavoratori anche in assemblea con l'RSU senza creare disagi a questo sito in un periodo particolarmente importante come le ferie estive, ma detto questo rimangono i problemi veri. Si è utilizzata questa vicenda di qualche capopopolo che ha fatto una chiusura, una serrata, per non parlare dei problemi veri dei lavoratori. I problemi veri dei lavoratori rimangono e vanno però affrontati al di là delle polemiche. Intanto è tornata visibile da stamattina la Basilica degli Scavi Pompei, a conclusione degli interventi di messa in sicurezza previsti dal grande progetto Pompei, che sta interessando tutta la Regio Ottava circostante l'edificio. La Basilica, destinata all'amministrazione della giustizia e alle contrattazioni economiche, fu costruita nella seconda metà del II secolo a.C. e presenta pianta rettangolare a tre navate, con copertura a doppia spiovente retta dalle colonne centrali e dalle semicolonne della parte superiore delle pareti. Sul fondo del tribunale, raggiungibile con scale di legno, dove sedevano i magistrati. L'ingresso al pubblico è possibile esclusivamente dall'accesso laterale dell'edificio, posto su via Marina.